Allora, come avete letto dal titolo, ho fatto un mini vlog per farvi vedere il villaggio dove sono stata. L'ho fatto anche 2-3 anni fa e vi è piaciuto tantissimo. Allora, questo era l'ingresso. Se le riprese sono buie è perché erano le 6 del mattino. Facciamo tutto il percorso insieme, da quando si entra, arrivando in spiaggia. Entrando, come avete visto, sulla sinistra c'era la reception, mentre invece continuando sulla destra troviamo l'edicola, il mini market e un negozietto che vende delle magliette per gli animatori. Sorpassando il cancelletto c'è questo che vi sto mostrando, che è il lungomare di Nova Siri. E guardate che si intravedono già dei bellissimi colori, l'alba era bellissima. Raga, benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video. Allora, sono le 6 e 10 e sono uscita con la mia amica, ho messo la sveglia ovviamente, per andare a vedere l'alba. E ho approfittato, sto girando anche qualche video così vi faccio vedere il villaggio. Qui fa freddo, vediamo se riusciamo a vedere l'alba e niente, questa giornata la dedico a farvi vedere un po' il villaggio, perché 2-3 anni fa, 4 anni fa forse, andai in un altro villaggio e feci un video che è piaciuto tantissimo e quindi ho pensato di farvi vedere anche quest'altro villaggio. Quindi niente, continuate a guardare il video. E qui stavamo già rientrando dopo qualche foto e qualche video e vedete che già era giorno. Rifaccio di nuovo la stessa strada, però vi faccio vedere girando a destra, tornando dalla spiaggia, cosa c'è. Allora, questa è la piazzetta dove di sera fanno un po' di balli di gruppo, c'è il bar e poi troviamo il mini club sulla sinistra e in fondo a tutto c'è la piscina.
Ora vi mostro invece le mini suite, gli appartamenti. Vedete, sono tutti appunto piccole casette, troppo carine. Io, andando in vacanza con una mia amica, ne abbiamo presa una con sei posti, diciamo, per sei persone, ed erano veramente molto accessoriate e molto carine. A me è piaciuto tanto. Io, questo è stato il primo anno, non c'ero mai stata, e vi mostro anche velocemente questo video, che è quello che ho fatto appena sono arrivata, ovvero il tour della stanza, della casetta. Forse qualcuno di voi l'ha già visto nello scorso video, però magari chi entra nel video solo per vedere appunto come il villaggio, l'ho voluto comunque inserire, e guardate com'è carino. E qui siamo alla sera, alla baby dance nell'anfiteatro. Scusate se le riprese alcune sono state fatte col telefono in verticale, quindi le vedrete così, purtroppo. Comunque tutte le sere portavamo i bambini in anfiteatro, c'era prima la baby dance e poi lo spettacolo. Come potete vedere, il mare è bellissimo, ci sono le pietre, ne abbiamo portato infatti le scarpette per i sassolini, ma era davvero stupendo. Allora, poi gratuitamente era possibile fare il giro in canoa, l'ho fatto con mio marito, e anche il giro in barca a vela, sia per i bambini che per gli adulti, con lo skipper, ed è stata davvero un'esperienza carina, devo dire. Allora, c'era alle spalle della nostra casetta il campetto di calcio, dove Gabriele in pratica ha fatto la casetta lì, ha messo le redini, perché lui ama giocare a calcio. Devo dire, l'animazione, tra le altre cose, molto presente, perché aveva orari che non avevo mai visto. Alle 2 del pomeriggio comunque già era attiva. Infatti io a Gabriele l'ho visto pochissimo, perché è stato per la maggior parte tutto il tempo con l'animazione, e comunque, se non era con l'animazione, a mare c'erano le giostrine, stava sulle giostrine, insomma, veramente si è divertito tantissimo anche lui.
Allora c'era la possibilità anche di fare il giro in barca a vela, quella molto più grande, però a pagamento, e noi abbiamo deciso di farlo e ti facevano fare il bagno al largo e la barca era molto carina, ti spiegavano delle cose e c'era anche, diciamo, la possibilità di vedere i delfini, ma noi ovviamente non siamo riusciti a vederli. E in maniera velocizzata, vedete anche me e la mia amica che balliamo, non sono i balli di gruppo ma è la baby dance, ci siamo divertite tantissimo anche noi e ci siamo fatti tante risate. Devo dire che è stata davvero una bella vacanza, io sono stata contentissima. In una delle serate c'è stato un ospite di Made in Sud e ha chiamato tutti i bambini sul palco, infatti vedrete poi Gabriele che parlerà dal microfono. Inoltre hanno fatto anche una serata in spiaggia con tema Total White e Gabriele era sempre pronto a ballare. E noi volevamo farci il bagno di notte ma alla fine non siamo riusciti perché i bambini si sono addormentati, però è stata carina comunque come serata, diciamo tipo discoteca in spiaggia. Siamo tornati a casa, ci siamo riposati un altro pochino e ora stiamo scendendo col costume per andare alla festa dei colori. Gabri si è appena svegliato e niente, andiamo. Sole, muoviti con noi.
spazio all'emozione.